iniziamo subito, ovviamente apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale, buon martedì! Sempre sotto il mese di novembre, sotto il segno del Sagittario, nasceva un compositore, cantautore, polistrumentista e produttore discografico. Nel 1951 a Quinto di Treviso nasceva lui, Red Kanzian, conosciuto principalmente per essere il bassista e la voce dei Pooh. Nasce a novembre nel 1951 a Quinto di Treviso da Giovanni e Caterina Schiavinato in una villa nobiliare in cui la sua famiglia, economicamente non agiata, viveva assieme ad altre. Trascorre l'infanzia a Quinto e l'adolescenza a Treviso. Inizia a suonare la chitarra proprio nella piena epoca dei beat e negli anni 60 inizia a partecipare a dei concorsi in Veneto. Partecipando ai concorsi, lui approda anche nel gruppo musicale dei Prototipi, formato da alcuni amici d'infanzia che lo convincono ad entrare nella band dopo averlo sentito cantare e suonare. Il complesso si guadagna da vivere, iniziando a suonare nel periodo estivo nei locali della Riviera. Al ritorno di Treviso, il produttore Pino Massara decide di cambiare il nome di questo gruppo in Capsicum Red. Il 15 febbraio del 1973 viene convocato dai Pooh, che stanno cercando un bassista per sostituire Riccardo Fogli e hanno già visionato più di 300 musicisti. Il provino avviene nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio, in cui c'era una parete con tantissimi rotoli di carta igienica e proprio per questo aveva una buona acustica. Poi sappiamo tutta la sua parte artistica di questo grande personaggio ed elemento molto importante per il gruppo dei Pooh. Red Kanzian è veramente un grande autore e un grande cantante, ma nel 1986 incide il suo primo LP come solista dal titolo Io e Red, e nel quale partecipano come autori grandi artisti come Paolo Conte, Enrico Ruggeri e Roberto Vecchioni. Nel 2010 Red Kanzian crea una fondazione molto molto importante, pensate, la fondazione Q, che si occupa di giovani musicisti producendo senza fini di lucro il loro primo progetto discografico.
Di questa fondazione Red è il direttore. Ha come obiettivo di dare un vestito a un cantante che entra nudo, grazie a un team di esperti che aiutano i giovani artisti prescelti a realizzare il proprio lavoro a 360 gradi, dall'aspetto prettamente musicale a quello psicologico dello stare sul palco. La fondazione inoltre precisa a Red Kansian che non è contro i talent show, ma va loro in aiuto, occupandosi di certi aspetti che vengono a volte lasciati fuori. In passato ha avuto grandi storie d'amore con Marcella Bella, Patti Pravo, Loredana Bertè, con Mia Martini e con Serena Grandi. Dopo essere stato vegetariano per 13 anni, dal 1909 è diventato vegano per motivi etici. Le sue grandi melodie e i suoi modi ci rendono sognatori da generazioni in generazioni e questo lo rende veramente una persona immortale. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi aspetto domani e buon proseguimento di giornata. Ciao da me, Silvia Pagni.